in parere, perché sembra qui che questa nuova lega di Maroni abbia avuto successo con i suoi gazebo, nella quale ha raccolto le firme. Ci hanno detto 320.000 firme raccolte, più o meno, anzi di più, 126. Oltre quanti gazebo? 15.000, no, 1900 gazebo piazzati per 2 giorni in Lombardia, in una regione che ha 1500 comuni. Ma quindi ti ho detto che erano 2 gazebo comune. Sì, ma te lo dico per magnificare, no, la cosa, che no, ti devo dire? Quindi più gazebo che comuni, capisci che la cosa è grossa. Allora, ti piace questa Lega di Maroni, Barbato? Guarda, io come il direttore di Affari Italiani rilascerei tranquillamente una firma a garanzia di Salvini. Per una ragione molto semplice, che ho avuto anche modo di incontrare insieme a tanti altri colleghi della Lega, con i quali ci si vede a volte dopo lavoro alla Camera, Piazza delle Coppelle, dove beviamo una birra, facciamo un aperitivo di sera, e anche perché con loro si fa un buon lavoro insieme, sia in commissione finanze sia in aula, perché sostanzialmente sono le stesse modalità con le quali noi ci rivolgiamo ai cittadini. Ecco, un lavoro nei territori, che bene ha fatto la Lega anche in questa circostanza a mettere in campo dei gazebo, a intercettare e interloquire con i cittadini. Insomma, questa è la vera democrazia partecipata, che riconosco la Lega, come noi di Italia dei Valori, è lo stesso modello, diciamo, di politica, e non a caso con Maroni. Barbato, mi stai dando una notizia, Francesco Barbato ama la Lega Nord di Maroni. No, guarda, io sono abituato a chiamare le cose con il loro vero nome ed essere sempre obiettivo nel dare giudizi quando mi confronto. Infatti con Maroni, scherzando, disse l'altro giorno in Transatlantico: allora, questa Lega dei Valori, quando la facciamo? La Lega dei Valori, mamma mia! Come c'è notizia, come Barbato fece questa battuta, io però anche Angelo, la mia solita franchezza. Angelo Neperino, quindi c'è un Barbato che scherza e parla e discute con Maroni. Fammi concludere, perché poi mi piace dare delle valutazioni finite, concrete, certo. Che significa che se ora si scopre in Lombardia, sotto il cuscino di Formigoni, che arriva la 'ndrangheta in regione Lombardia, guarda, io con grande onestà ti dico che non è proponibile una candidatura di Maroni per una ragione politico-istituzionale, perché l'anno scorso di questi tempi Maroni era ancora ministro dell'interno, cioè quel ministro che doveva rilevare l'andrangheta che si era insediata sotto le case dei milanesi e dei lombardi come dei torinesi, e non se n'è accorto, ma se n'è accorta la magistratura quest'anno, che con le inchieste che ha fatto sulla regione Lombardia ha rilevato questa partecipazione dell'andrangheta nella cosa pubblica nella regione Lombardia. Allora, ritengo che non è stato molto attento, non è stato un ministro che ha fatto fino in fondo bene il suo lavoro, probabilmente perché apparteneva ad un dicastero sotto la guida di Berlusconi, che di lotta alla mafia vera poi non se n'è fatta, ma si sono allargati. Beh, insomma, questa discussione arrestati i numeri, ci ha parlato, studiati i numeri, però, perché dire cazzate non si può. È uscita fuori l'andrangheta dalla Calabria, la mafia dalla Sicilia, la camorra dalla Campania, e si sono insediate. Risultati record, scalata la mafia. Come in Emilia Romagna, questo è il risultato. Senta che di intervento, forza, poi terzi. Va bene, Barbato ha fatto il suo comizietto, quello che però è smentito.